I giovani del Tiguglio per la pace, momento di preghiera in piazza Mazzini a Chiavari, animata dai ragazzi delle parrocchie con la partecipazione degli ucraini ospiti nel Levante. L'aggressione all'Ucraina è disumana e sacrilega, lo ha ribadito il Papa all'Angelus, toccante la visita di Francesco ai piccoli ricoverati al Bambin Gesù a causa delle ferite della guerra. Continua la mobilitazione per aiutare e sostenere i profughi già arrivati nel Tiguglio. A Chiavari, domenica di festa per i 29 ucraini ospiti a Montemoggio. La Chiesa Evangelico-Battista invita tutti a pregare per la pace. Due i momenti, martedì a Rapallo, mercoledì a Chiavari, iniziativa in contemporanea in tutte le chiese battiste d'Europa. Turismo, buone le aspettative per la partenza della stagione. Banco di prova le festività pasquali, ma pesano diverse incognite sul settore, la guerra, il rincaro dei prezzi e la ripresa dei contagi. Buongiorno ai telespettatori di Tiguglio Oggi. Continuano dunque a susseguirsi le voci che chiedono la pace in Ucraina. Nel paese non si fermano i bombardamenti, gli attacchi sulla popolazione. Ancora una volta il Papa ha chiesto di fermare questa guerra disumana e sacrilega. Sentiremo poi la sua voce a fermarsi in preghiera per chiedere la pace. Ieri sera anche i giovani della diocesi, con un momento toccante vissuto a Chiavari. Sentiamo. Noi non siamo perché capire... Perché è successa questa guerra? Lo ha chiesto più volte Valentina nella sua testimonianza in piazza. Se lo sono chiesto tutte le persone che in silenzio hanno pregato e cantato. Perché c'è questa guerra? Perché così tanta sofferenza? Chiamati a raccolta dai giovani della diocesi, in tanti si sono ritrovati in piazza Mazzini a Chiavari per partecipare alla veglia di preghiera per la pace in Ucraina. Un'iniziativa partita e che ha coinvolto i giovani che si sono sentiti protagonisti di dare dei segnali di bene in questo tempo davvero difficile, e quindi poi anche trovare insieme giovani, ragazzi, adulti significa che tutti insieme possiamo costruire un tempo nuovo di fraternità. Il momento di preghiera è stato scandito dai canti, dalla lettura di intenzioni e dall'ascolto di cosa sta vivendo oggi chi fugge dalla guerra. In piazza anche le mamme con i loro bambini arrivati in questi giorni dall'Ucraina. Le loro voci hanno recitato la preghiera dell'Ave Maria e hanno intonato un canto in ucraino che ha risuonato nel silenzio mentre si accendevano le luci dei lumini. Sia prima che dopo la preghiera, i giovani sono stati coinvolti anche in un gesto di solidarietà, il dono di generi alimentari da far arrivare alla popolazione rimasta in patria. Un bel gesto, chiedere ai ragazzi di portare qualcosa, diciamo fare un gesto concreto di carità per questa popolazione che in questo periodo sta vivendo questo momento molto difficile. Forse ecco, ai ragazzi magari compiere un gesto concreto può toccare un po' di più, rimanere un po' di più nel loro cuore, per cui ci sembrava ecco, bello unire sicuramente l'importanza di un momento di preghiera anche a un gesto più concreto. In piazza anche tanti volti conosciuti della società civile e tra le realtà presenti anche gli scout del Tiguglio. Per noi è importante dare un segnale comunque di vicinanza alle comunità ucraine e quindi... La GESCI crede nella pace e quindi per noi era importante essere qui oggi e venire con i nostri ragazzi per dare un segnale di pace. La guerra di aggressione all'Ucraina è disumana e sacrilega, lo ha ribadito ancora una volta il Papa, che all'Angelus ha ricordato anche la visita fatta poche ore prima ai bambini ucraini ricoverati all'ospedale pediatrico Bambin Gesù a causa delle ferite causate dalla guerra. Tutto questo è disumano, anzi è anche sacrilego, ha detto, perché va contro la sacralità della vita umana, soprattutto contro quella indifesa che va rispettata e protetta, non eliminata, e che viene prima di qualsiasi strategia. Sentiamo le sue parole. Non si arresta purtroppo la violenta aggressione contro l'Ucraina, un massacro insensato dove ogni giorno si ripetono scempi e atrocità. Non c'è giustificazione per questo. Supplico tutti gli attori della comunità internazionale perché si impegnino davvero nel far cessare questa guerra ripugnante
Anche questa settimana missili e bombe si sono abbattuti su civili, anziani, bambini e madri incinte. Io sono andato a trovare i bambini feriti che sono qui a Roma. Uno gli manca un braccio, altro ferito alla testa. Bambini innocenti. Penso ai milioni di rifugiati ucraini che devono fuggire lasciando indietro tutto e provo un grande dolore per quanti non hanno nemmeno la possibilità di scappare. Tanti nonni, ammalati e poveri, separati dai propri familiari. Tanti bambini e persone fragili restano a morire sotto le bombe, senza poter ricevere aiuto e senza trovare sicurezza nemmeno nei rifugi antiaerei. Tutto questo è disumano, anzi è anche sacrilego, perché va contro la sacralità della vita umana. Soprattutto. Uno dei prossimi appuntamenti con le iniziative di preghiera sarà venerdì prossimo, 25 marzo, quando in comunione con tutte le chiese del mondo Papa Francesco affiderà al cuore immacolato della Madonna la Russia e l'Ucraina. La preghiera sarà pronunciata dal Pontefice alle 17 nella Basilica di San Pietro. Il nostro Vescovo invece alle 18 presiderà la celebrazione nel Santuario di Nostra Signora delle Grazie a Chiavari. In questo caso la funzione presieduta da Monsignor De Vasini sarà trasmessa in diretta su Telepace. È un momento di festa in una domenica di sole con il cuore sempre rivolto a chi è rimasto in Ucraina. Non si ferma la rete di solidarietà che sta dando accoglienza ai bambini e ragazzi ucraini arrivati nel Tiguglio. Ieri un momento con loro. Vediamo. Una gita in mare a bordo di una specie di sottomarino dal quale osservare i fondali del mare di Portofino. È solo l'ultimo e inaspettato regalo arrivato per i bambini ucraini accolti nei giorni scorsi nel Tiguglio dalla missione umanitaria della diocesi di Chiavari. Ospiti temporaneamente nella casa di Montemoggio, i piccoli ragazzi insieme alle loro mamme e le nonne hanno potuto vivere una domenica di festa insieme, abbracciati dalla comunità di Rupinaro e da tutte le diverse realtà che si sono da subito attivate per dare loro sostegno e accoglienza. Moltissimo contenti e ringraziamo tutti gente italiani che vengono da noi, che portano tutta roba e da mangiare, i vestiti, e tutti dicono cosa possiamo aiutare, che serve. Allora grazie a tutti gente di Italia. Prima la messa nella chiesa di San Giacomo, poi il pranzo negli spazi di Maria Luigia e poi un pomeriggio in passeggiata dove alcuni di loro hanno visto per la prima volta il mare. La sera poi la preghiera in piazza insieme ai giovani della diocesi. Giornate intense ma sospese per loro, con il pensiero che torna sempre a chi è rimasto in Ucraina. Ancora sempre in Ucraina. Qualche giorno che non stato in internet sono stati un pochettino tristi perché non hanno sentito i suoi parenti. Però quando si parla in Ucraina sono tristi perché vogliono andare già. Qui bello, bene e di cuore, felice, però il cuore è lì. Cosa avete preparato, chi avete chiamato a raccolta per questa grande festa? Abbiamo fatto un invito nei confronti delle famiglie che desideravano partecipare e accogliere queste persone ucraine che sono arrivate da noi e l'invito chiaramente era a tutti quelli che volevano partecipare di portare, di contribuire in questa giornata con il salato, il dolce, quindi si è organizzata una cosa diciamo semplice nella semplicità cercando di però curarla con una certa attenzione. Il piatto principale è la pasta al pesto. Un'accoglienza più tipica non poteva essere. Esattamente, sperando che piaccia a questi ospiti, insomma. E settimana intensa di preghiera per la pace, la Chiesa Evangelico-Battista propone due momenti aperti a tutti nelle sedi di Rapallo e Chiavari, martedì e mercoledì. Abbiamo intervistato per la presentazione il pastore Martin Ibarra. Un'arma da mettere in campo è quella della preghiera. Ci saranno due giorni, uno su Rapallo e uno su Chiavari. Iniziamo da Rapallo. Questa è un'iniziativa che parte dalle chiese battiste del Tiguglio. E dunque a Rapallo ci siamo dati appuntamento
il martedì dalle ore 10 del mattino fino alle 22. L'idea è quella di fare dei turni ogni due ore, ci saranno canti, letture bibliche, letture del pastore battista Martin Luther King e brevissime meditazioni e tanta preghiera. Abbiamo invitato tutti i nostri amici, anche tutte le persone che partecipano al dialogo ecumenico e dunque anche le chiese, la Chiesa Cattolica. Stiamo anche raccogliendo viveri, medicine per portarli ai rifugiati. Stiamo anche cercando di raccogliere dei soldi da inviare alle organizzazioni umanitarie che stanno lavorando in Romania, in Moldavia, in Ungheria e in Polonia, dove ci sono milioni di rifugiati. Tutte le nostre chiese sono mobilitate in tutta Europa. Questa è un'iniziativa della European Baptist Federation, tutte le chiese battiste dell'Europa. Dove si svolgerà? La sede della chiesa battista di Rapallo è in via Nino Bixio, numero 10, di fronte al golf. Per chi non potesse partecipare martedì a Rapallo, c'è un secondo momento a Chiavari questa volta. Sì. C'è un secondo momento a Chiavari, più breve, nella nostra sede, in Corso Garibaldi numero 54, dalle 18 alle 20 il mercoledì 23. Vogliamo dare insieme una testimonianza di ripudio della guerra, diciamo preghiera perché sia la pace a parlare, strumenti non violenti di risoluzione dei conflitti. E il male non viene da Dio ma dai peccati dell'uomo. Ancora all'Angelus, commentando il Vangelo della Domenica, il Papa ha spiegato che i terribili fatti di queste settimane non sono un castigo dell'Onnipotente, è il peccato che produce la morte, sono i nostri egoismi a lacerare le relazioni, sono le nostre scelte sbagliate e violente a scatenare il male, ha detto. La vera soluzione è la conversione. Il servizio di Vatican News. Mentre tragiche notizie accompagnano questi giorni e ci si sente impotenti dinanzi al male, Papa Francesco all'Angelus rilancia interrogativi che oggi sorgono spontanei. Si tratta forse di un castigo di Dio? È Lui a mandare una guerra o una pandemia per punirci dei nostri peccati? E perché il Signore non interviene? Il Pontefice richiama a tal proposito l'insegnamento offerto da Gesù nel Vangelo in cui commenta alcuni fatti di cronaca e contesta l'idea di imputare a Dio i nostri mali. Occorre stare attenti, afferma Francesco. Da Dio non può mai venire il male, afferma il Papa, perché non ci tratta secondo i nostri peccati, ma secondo la sua misericordia. Ma invece di incolpare Dio, dice Gesù, bisogna guardarsi dentro. È il peccato che produce la morte. Sono i nostri egoismi a lacerare le relazioni. Sono le nostre scelte sbagliate e violente a scatenare il male. A questo punto il Signore offre la vera soluzione. Qual è? La conversione. Se non vi convertite, dice il Signore, perirete tutti allo stesso modo. E se la conversione è la strada che l'uomo deve imboccare di fronte al peccato, Francesco ricorda che Dio conosce la debolezza dell'uomo, poiché sa che convertirsi non è facile, che tante volte ricadiamo negli stessi errori e negli stessi peccati, che ci scoraggiamo e magari ci sembra che il nostro impegno nel bene sia inutile in un mondo dove il male pare regnare, spiega il Papa, Gesù ci incoraggia con una parabola che racconta la pazienza di Dio verso di noi. È la parabola dell'albero di fichi che non porta frutti ma che non viene tagliato e al quale viene concesso altro tempo. Così è la sua misericordia, così il Signore fa con noi, non ci taglia fuori dal suo amore, non ci perde d'animo, non si stanca di ridarci fiducia con tenerezza. Dio è padre e ti guarda da padre come il migliore del papà. Non vedi i risultati che non hai ancora raggiunto, ma i frutti che potrai ancora portare. Torniamo ai temi del territorio. Dopo la decisione da parte della Commissione regionale di apporre il vincolo paesaggistico sulla piana dell'Entella, le associazioni ambientaliste del Tiguglio invitano la città metropolitana di Genova a compiere un passo indietro, desistendo dall'intento realizzativo e rivedendo radicalmente, come richiesto da più parti, l'accordo di programma per la mitigazione del rischio idrogeologico del corso d'acqua. Se la logica dell'imposizione dall'alto della costruzione di infrastrutture
strutture vede la netta contrarietà della popolazione, proponiamo un percorso rigorosamente istituzionale in grado di rispondere ai reali bisogni della cittadinanza in maniera efficace, efficiente e pertinente, scrive il Circolo Legambiente Cantiere Verde, che rilancia la proposta del Parco Agrofluviale dell'Entella. E parliamo adesso di turismo. Sono buone le aspettative per la partenza della stagione nel Tiguglio. Il banco di prova sarà sicuramente le prossime festività pasquali, dove le prenotazioni sono buone, anche se pesano diverse incognite sul settore: la guerra, l'aumento dei prezzi e la ripresa dei contagi. Sentiamo. Come il comparto turistico si prepara alla partenza con la primavera, i ponti e quant'altro alla luce dello scenario internazionale? Noi siamo pronte, credo che sarà una stagione sulla falsa riga per quanto riguarda l'alta stagione come quella dello scorso anno, quindi una stagione molto importante per tutte le aziende legate al turismo. Sicuramente la differenza rispetto all'anno scorso è che quest'anno non apriremo a metà giugno, ma il grosso delle aziende aprirà decisamente prima, stanno aprendo già in questa settimana e nella prossima, e di conseguenza io credo, anche in base ai flussi delle prenotazioni, che sarà un'ottima primavera a partire poi dalla Pasqua, dove credo che il Tiguglio farà sold out. Ci sono già buone premesse per questa stagione, per questo inizio di stagione? Sì, assolutamente sì. Per quanto riguarda il medio e breve termine, senza ombra di dubbio. Per il lungo, se per lungo consideriamo agosto in poi, è ancora un attimo calante, ma è normale che sia così, però fino a luglio le previsioni sono particolarmente incoraggianti. Discorso Green Pass, Covid, che sembra dare una tregua, anche questo comunque dal primo di aprile viene meno il Green Pass, questo incentiva la ripartenza del settore? Sì, più che altro un discorso psicologico, direi, ecco, nel senso che comunque la ristorazione e anche gli alberghi, che l'ospitalità, che sono stati aperti in questi mesi, hanno comunque lavorato con il Green Pass. È più un discorso psicologico da parte della clientela, però credo che l'importante sia la salvaguardia della salute di tutti, a partire dalle persone che lavorano nelle aziende turistiche e ovviamente anche per i nostri clienti. Di conseguenza ben venga se ci sono i presupposti e i numeri perché si elimini questo Green Pass, ecco, poi altrimenti per noi cambia relativamente poco, ecco. E al tema dei riflessi della guerra, dei rincari e della situazione sanitaria sul comparto economico nazionale e locale, sarà al centro della trasmissione di questa sera, della trasmissione direttamente su in onda alle 21 su Telepace 1, in studio e in collegamento diversi ospiti ed esperti. Andiamo sul nostro sito per un'altra notizia. La Biblioteca del Mare di Riva Tregoso si dota di nuovi strumenti per rendere ancora più fruibile il servizio. Al primo piano della struttura sarà infatti a disposizione degli utenti un banco di autoprestito, tramite il quale sarà l'utente stesso a poter effettuare le operazioni di registrazione del prestito e del rientro dei volumi tramite pochi e semplici passaggi. Questo sarà possibile tramite l'utilizzo della tecnologia RFID, ovvero di identificazione a radiofrequenza. Una ventina di volontari della Protezione Civile del Radio Club Levante, accompagnati dai propri familiari, saranno accolti in udienza da Papa Francesco. La cerimonia si svolgerà sabato in Aula Paolo VI, nell'ambito dell'incontro del Pontefice con la Federazione Italiana Rice Trasmissioni, CB, struttura nazionale di protezione civile a cui il Radio Club Levante aderisce dal 1995. E adesso un lutto che ha colpito anche Telepace. Si è spenta all'ospedale di Sestri Levante Angela Sanguinetti, mamma della nostra amica e collega Cristina Oneto. Aveva compiuto 86 anni lunedì scorso. Nata e vissuta a Leivi insieme al marito Guido Oneto, scomparso nel 2010, aveva fatto la sarta insegnando il mestiere di taglio e cucito alle ragazze del posto, una coppia di artigiani, quindi falegname lui, sarta lei. Angela lascia i figli Cristina, Alberto e Alessandro e la nipotina Carla. A loro vanno la preghiera, le condoglianze da parte di tutto lo staff di Telepace. Non sono state ancora decise le date del rosario e del funerale.
Linea adesso alla rassegna stampa, vediamo i titoli dei giornali in edicola quest'oggi e ci rivediamo dopo per altri aggiornamenti. Oggi il Secolo XIX titola, virgolettato, vuole la soluzione finale. La Turchia vede vicino un accordo Kiev-Mosca. Secondo il presidente ucraino, se falliamo c'è la terza guerra mondiale. L'ONU stima in 10 milioni le persone in fuga dalla guerra. Un italiano in trappola nella capitale Kiev. Siamo senza acqua e cibo. E poi retroscena svelati da Marco Zatterin. L'Unione Europea e la Cina non dovete aiutare la Russia. Lo zar cerca una guerra permanente. Il commento di Peppino Ortoleva. E poi Mariupol allo stremo, ultimatum alla città, rendetevi subito. E per i consumi la fiammata dei mutui, pesano crisi ucraina e politiche monetarie. E poi c'è lo sport, quello italiano, la Samp impresa a Venezia davanti a 1000 tifosi, partita decisa già nel primo tempo, la Juve vince ancora, la Roma travolge la Lazio. E poi c'è lo sport internazionale, la Formula 1 nel Bahrain, la Ferrari è tornata doppietta nella prima gara, vediamo appunto vincitori Leclerc e Sainz, la vittoria mancava da 2 anni e mezzo. E ancora dalla prima pagina del Secolo, il Covid in Liguria cresce del 60%, ma i ricoveri non sono aumentati, i dati di Alisa dall'inizio del mese. E poi lo scalo riapre con un volo per i profughi, aeroporto di Genova, nuova pista, salgono i collegamenti con Roma. Genova, l'aeroporto riprende quota, nuova pista e più rotte per la capitale. Italia Airways porterà a 4 i collegamenti con Roma, ma prima della pandemia ce n'erano ben 6. La nuova infrastruttura è inaugurata da un volo con 30 profughi ucraini. Ancora i profughi, protagonisti di una giornata speciale a Chiavari, la festa per loro, grazie a Chiavari ritroviamo la speranza, messa a Rupinaro, poi pranzo al Maria Luigia con giochi sulla spiaggia e pizza serale, e poi verso sera anche il momento di preghiera dei giovani della diocesi in piazza Mazzini, preghiera in piazza con i giovani, pensiamo a chi sta combattendo, la comunità ucraina dice vicinanza e sostegno ci aiutano a non sentirci soli. Una cronaca, torniamo sul nostro sito teleradiopace.com. Disavventura ieri pomeriggio per 3 giovani escursionisti nella zona del Monte di Portofino. A causa della stanchezza dovuta ad una lunga camminata, uno di loro è stato colto da crampi e non era più in grado di proseguire. I tecnici del soccorso alpino e speleologico Liguria sono intervenuti raggiungendo i 3 escursionisti tra San Rocco e Costa del Termine. Qui il ragazzo colto da crampi è stato recuperato dall'elisoccorso Drago. Il soccorso alpino invece si occupa parto di accompagnare gli altri 2 a San Fruttuoso di Camogli, dove la barca ambulanza della locale pubblica assistenza li ha riaccompagnati a Camogli. In chiusura adesso uno sguardo all'agenda degli appuntamenti per oggi. Lunedì 21 marzo alle 14.30 avrà inizio la 2 giorni organizzata da Portofino Coast al cenobio dei Dogi di Camogli per affrontare il tema dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del loro impiego per il territorio. Alle 17 è previsto il dibattito con gli amministratori locali. Francesco Brunetti terrà una lezione di medicina nell'ambito dei corsi di cultura di Chiavari. Alle 16 nella sala Livellara affronterà il tema assistenza istituzionale non alla terza età dopo il Covid, problemi emergenti, prospettive, spunti di riflessione. Sarà presentato l'ultimo libro di Gino Strada, Una persona alla volta, alle 18 alla libreria Feltrinelli di Via Ceccardi a Genova, con la partecipazione di Dario Vergassola, Antonio Ornano, Antonio Giacalone e della curatrice del volume, Simonetta Gola. La stagione di Teatro Pubblico Ligure ospita la 3ª edizione di Teatralità dell'Arte. A Sori, nel Teatro Comunale, alle 21, Leo Lecci, docente di Storia dell'Arte Contemporanea all'Università di Genova, dialogherà con Massimo Minella sul tema Il grande inganno dell'arte, i falsi da Vermeera Modigliani. Ed è davvero tutto per questa edizione di Tiguli Oggi. L'informazione torna questa sera alle 19.15, continua sul nostro sito e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.